Allora, sempre con Richard Benson, il venerdì alle 21:45, l'appuntamento settimanale con la musica. E stasera abbiamo tante cose, abbiamo un gruppo che a me piace in maniera particolare, ma ho tantissime copertine di tantissimi dischi che vi devo far vedere, che sono una cosa incredibile, no? Quello che sta uscendo. E io, secondo me, io parlo di quello che normalmente non si rappresenta da nessuna parte, no? Perché ci sono tanti musicisti, tanti gruppi, le cantine sono piene di giovani, ho fatto dibattiti, conferenze. Adesso c'è l'Università della Sapienza, che ha rimandato però dal 27-28 ai primi di maggio questa laurea che mi vuole dare speciale per il mio sapere di musica. Vi ricordo anche che ho già ricevuto in California da una grossa università il premio come più grande conoscitore al mondo di gruppi, di formazioni, e di formazioni ce ne stanno parecchie, devo dire, no? Perché uno si basa sempre sui soliti nomi, e poi io ho una collezione di dischi nuovi che differiscono un po' da quello che metto in trasmissione, anche se poi la trasmissione rappresenta veramente quello che si trova, perché è inutile che poi uno mette qualcosa che poi nessuno può trovare, no? Ma io vi parlo dei miei giri americani, vi parlo dei miei giri francesi, vi parlo dei miei giri inglesi, vi parlo di negozietti sconosciuti, vi parlo di gruppi indipendenti, ma non dell'indipendenza italiana che rasenta a volte l'ostico, quello che non sa suonare, idee trite, ritrite di rock all'italiana, eccetera, no, di veri mostri di bravura. Ecco, vi potrei fare dei nomi e io sono sicuro che questi nomi voi non li conoscete. Ad esempio, i Spaced Out. C'è uno dei migliori bassisti che ho mai visto in vita mia. Un altro gruppo, Cosmo Squad, tre mostri che fanno veramente impressione. Un altro gruppo, i Forefront. Non potete capire questo gruppo che passa da cose alla Kansas, alla Dixie Dregs, gruppo di Steve Morse all'epoca. Chi lo sa mi capisce, chi non lo sa non mi capirà mai. E poi abbiamo anche un gruppo veramente formidabile, una cosa veramente, io sono rimasto allucinato la prima volta che l'ho visti dal vivo, The Everyman's, The Day Job Orchestra si chiamano, scusatemi un attimo, stavo pensando, The Everyman's Band, l'altro gruppo dove c'era all'epoca il chitarrista David Thorne, che ha fatto vari dischi sperimentali, eccetera, scusatemi, per l'ECM, no, i gruppi sono tanti, no, The Day Job Orchestra, nuovi, da paura, un batterista mai visto una cosa simile, e noi facciamo, giustamente, dei nomi tipo Dream Theater, Angra e tanti gruppi del metal, ma io non sto parlando solo di metal, sto parlando del metal contrapposto alla fusion, che si insinua nel blues, che si insinua in tempi dispari, in armonie contorte, in situazioni ibride, in situazioni ultra tecniche, ultra veloci, non solo veloci, ma note di gusto, note sapienti, su armonie importanti. E allora questa sera è venuta l'ora, secondo me è scoccata l'ora per presentare uno di questi gruppi completamente sconosciuti. Perché lo faccio? Lo faccio per vari motivi, coadiuvato dallo sponsor di Istinti Musicali, che gli ho commissionato, gli ho detto me lo devi trovare, no? Me lo devi trovare questo nuovo disco
di questo gruppo di cui un giorno un vecchio amico, che potrei dire aveva tutti i difetti del cane, tranne la fedeltà, devo dire, cioè aveva tutti i difetti del cane, tranne la fedeltà, infatti la nostra amicizia si è sciolta in un attimo, mi portò un giorno questo primo disco di questo gruppo. Oggi è uscito il disco nuovo, però vorrei ritornare indietro, ecco, faccio una cosa, guarda, faccio una cosa, vediamo se siete abbastanza attenti, metto questo vicino al mio viso, guarda, tocco qua e poi tocco qua, cosa significa secondo voi? Ve lo dico subito, volto, pagina, capito? E stiamo per voltare un'altra pagina, nuova, del rock. Loro si chiamano dal loro primo lavoro, e poi passeremo alla novità in anteprima mondiale, Beyond Twilight! Lock file 272-1997. See you on the inside.
Come sempre con Richard Benson, e questo era il loro primo disco, Beyond Twilight. La cosa, diciamo, che mi fa imbestialire di tutto questo e al tempo stesso mi onora è la voce, questo cantante che si chiama Kelly Sandow Carpenter. Secondo me è una delle più grandi voci di tutta la storia del rock. E allora quando vedo questo disco qua, che vi ho già fatto vedere, di James LaBrie, che c'ha sta voce sempre uguale, anche se è la voce del gruppo forse più tecnico della storia del rock, i Dream Theater, però questo James LaBrie ha fatto sto disco nuovo, ne ha fatti già altri, collaborazioni a destra, a sinistra, canta sempre uguale, con sto vibrato melodico. Lui doveva cantare Lisa dagli occhi blu, no? Lisa dagli occhi blu, senza le trecce la stessa non sei più Mario Tessuto, no? Per dire, capito? Quella è la sua natura, poi quando espande, espande, ma è gallinaceo, capito? E ha fatto quest'ultimo disco da solo. Io lo chiamo James LaLagna ormai, Elements of Persuasion, questo disco che io ritengo indecente, specie per uno che sta al capo di uno dei più grandi gruppi al mondo. Non ti puoi permettere un disco solistico così, non te lo puoi permettere, hai capito? Ecco. Però abbiamo il disco nuovo adesso, di Beyond Twilight. Questa volta non sentiremo la voce, e questo è il disco nuovo in anteprima stasera, per cui è l'altra copertina, e abbiamo un estratto pianistico, il pianista è un mostro, sentite questo disco nuovo appena uscito. Vi ricordo Istinti Musicali, Via delle Albizie 22, Roma, in sovraimpressione se mi mettete tutto quanto, si possono trovare anche i suoi dischi online, eccetera, eccetera. Angelo Carpenelli l'ha rimediato, sotto mia richiesta, e il disco nuovo di Beyond Twilight è un altro grande capolavoro, e lo testimonia questo brano strumentale pianistico con l'inserimento del gruppo tipo concerto grosso, e lo andiamo immediatamente a sentire. Beyond Twilight, il disco nuovo in anteprima. Thank you.
Sempre con Richard Benson, il venerdì alle 21.45 mi scordo sempre di dire il titolo, no, della trasmissione Cocktail micidiale. Tanti dischi, no? Ecco, metto solo un disco ma sono pieno. Chris Impeliteri, quello nuovo. Ralph Santolla, grande chitarrista, al suo disco solistico. David Chastain che ritorna con un altro disco solistico. Il nuovo Tony Hernando dalla Spagna, molto molto bravo. Quello della settimana scorsa, Kiko Loureiro. Loureiro che poi ha quest'altro gruppo qua, con questo libro, questo nome difficile, Bledsquoi Zazaz, no? Però questo è un capolavoro, il disco di Kiko Loureiro, l'abbiamo sentito la settimana scorsa. Il nuovo Milan Polak da Vienna, un grande chitarrista, e gli Strapping Young Lad, dove abbiamo appunto l'ex cantante di Steve Vai, Alan Holdsworth, l'ultimo, eccetera, eccetera, tante cose. Però io voglio chiudere la trasmissione in bellezza. Abbiamo, mi pare, 7 minuti a disposizione per sentire un grande pezzo che chiude la trasmissione di questa sera, così avete modo di sentire ancora meglio questo disco di Beyond Twilight. È un pezzo molto lungo e allora cercate con le vostre orecchie, come vi ho già detto, no, di sentire il rumore delle lacrime degli altri. Ciao.